grazie a te. Come stai, Maria Grazia? Come stai? Bene? Tutto bene, si vede tesoro. Ma sono già 30 anni che stai con tuo marito. Ho letto 30 anni? 30 anni che stiamo insieme? Mi sembra ieri. Eh sì. Conosciuto a casa dei nostri amici Santoro, no? Conosciuti a casa loro, un capodanno dove c'eri anche tu. La mia seconda famiglia. Sì, anche la mia. Anche la tua. Che... siamo unite in unite questo. Unite dall'amicizia, dall'amore, sì. Vero. Sì. E quindi sono 30 anni, devo dire 30 anni volati in un attimo. Non so se ho corso tanto io o corre forse pure il tempo, non lo so, mi sembra ieri, forse. Beh, perché stiamo ancora bene. È così, il tempo non ce ne accorgiamo, ci troviamo figli. No, perché figli. Noi facciamo questo lavoro, secondo me corriamo talmente tanto che non abbiamo... E poi viviamo a volte in una sfera. Quanta diventa, strada sì. Hai fatto, Maria Grazia, da quando ci siamo incontrate. Eh sì. Io mi ricordo benissimo perché tu lavoravi con Renzo Arbore. Ci abbiamo il filmato di Renzo dietro tutta il mio e primo. Lì dentro. Allora guarda, adesso mando un omaggio a te. E dentro c'è anche insomma un pezzettino indietro tutta dove tu avevi quel ruolo. Cos'è? Era l'Odalisca, era la guardiana di Pisa Pia, la guardiana Iaccio. Però insomma, oltre alla guardiana, in indietro tutta, guardate a Maria Grazia Cucinotta poi che cosa è riuscita a fare. Vediamo insieme. Questo è per te, Maria Grazia. Grazie. Il mondo della televisione, del cinema, è un mondo fatto di sogni. Sono entrata nel mondo televisivo grazie a Indietro Tutta. Era uno spettacolo. Io ogni giorno ero una spettatrice più che una protagonista. Devo dire veramente grazie al cinema per tutto quello che sono oggi, per tutto quello che sono riuscita a diventare nonostante le mie origini molto, molto umili. Don Antò, ma da quando è qua? Volere bene a qualcuno è peccato. Il film della mia vita è la mia vita stessa. Ecco qua. Grazie. Tanti, tanti, tanti anni, tante cose. Poi tu sei anche una molto indipendente, cioè tu hai fatto fai la produttrice, trovi le storie, compri i diritti, cioè poi ti sei messa proprio a 360 gradi a lavorare in questo mondo. Mi sono messa un po' alla prova, volevo vedere, mi annoiavo, non sono una iperattiva, quindi ho voglia di fare, di esplorare. Il nostro lavoro ci dà la possibilità di essere protagonisti da tanti punti di vista e quindi mi sono messa un po' alla prova. Non sempre sono riuscita, però devo dire che gli errori ti fanno... Le cadute sono dei successi poi in realtà, perché ti danno la possibilità di provare qualcos'altro. E di conseguenza sono contenta di aver sbagliato, perché questo mi ha dato la possibilità poi di trovare la strada giusta. Sì, lo diciamo sempre, almeno insomma qui parlando, altro, due settimane fa c'era Roberto, no? E abbiamo parlato proprio di questo, che quando si cade poi però impari più dalle cadute. Sì, perché che si parla del successo, ma il successo è vero, poi è vero. Cioè, se arriva il successo è il successo, non ti dà a volte la possibilità di replicare, invece un insuccesso, un fallimento ti dà la possibilità di riprovarci ed è meraviglioso. Infatti tutti quanti parlano del successo, ma invece l'insuccesso, il fallimento, nel momento ti senti male, perché quando sbagli logicamente sei sottoterra, ti fa venire mille depressioni, poi invece se tu lo prendi e lo vedi sotto un'altra prospettiva è la possibilità di ricominciare, di fare qualcos'altro. Maria Grazia, ti ascolto mentre parli, però mentre parli non posso non pensare che poi proprio nel tuo lavoro, diciamo che in qualche maniera la svolta, la famosa svolta che capita a tanti, te l'ha data Massimo Troisi, il nostro Massimo, cioè quando... Assolutamente. Sono 30 anni di matrimonio, ma coincidono anche
30 anni di fidanzamento, più che altro il matrimonio il prossimo anno, 30 anni, ma sono 30 anni anche dal postino, sono 30 anni dalla morte di Massimo, sono 30 anni di questo film che non ha mai finito di dare emozioni, perché ancora oggi mi scrivono, non lo so, dall'Olanda e mi dicono che a scuola, nelle scuole lo fanno vedere il postino e ancora i ragazzi si emozionano. L'anno scorso c'è stato qui e durante l'estate hanno fatto le arene, mm-hmm. dove hanno fatto il cinema all'aperto, seguito, un'iniziativa sì, del comune molto carina, e hanno riproiettato il postino. Ero lì con i miei due nipotini che sono dei teenager, ho detto adesso si annoieranno, invece erano attaccati allo schermo, hanno voluto vedere Vediamolo un pezzettino. Quando ho conosciuto Massimo ero anche abbastanza intimidita, perché era la prima cosa importante che facevo, e quindi ho detto non ti preoccupare. Quindi, nonostante lui fosse stanco, si è messo una settimana prima con me a leggere il copione, a spiegarmi come voleva il personaggio, a insegnarmi a recitare, ma anche lì sul set. Tutti i giorni mi dava dei consigli, delle cose, quindi mi ha insegnato tantissimo. Beh, è sempre emozionante rivedere sempre Massimo. Emozionante, ed è sempre un modo per ricordare Massimo e dirgli grazie dell'opportunità, perché se non avessi incontrato Massimo non avrei mai avuto l'occasione di avere il successo che ho avuto. Quel film è entrato nella mia vita, ha cambiato la mia vita totalmente, mi ha aperto le porte del mondo e mi ha dato la possibilità veramente di farcela. E quindi grazie Massimo per tutta la vita, non smetterò. Sono 30 anni che glielo dico, non ti stanchi? No, mai, perché devi essere grata a chi ti ha dato la possibilità. Peccato che lui non abbia fatto in tempo a vedere tutto quello che poi... Però lo sapeva. È arrivato, lo sapeva. Lo sapeva, mi ha detto, ma tu ti rendi conto che stai facendo un bel film? E io già ero felice di tutto quanto, cioè di trovarmi accanto a lui, Philippe Noiret, Renato Scarpa e tutti gli altri che c'erano. Per me era già quello, era già un successo per me. Poi non avrei mai immaginato, però lui lo sapeva, perché dice questo film avrà successo in America, lo sapeva. Lui stava già molto male, no? Mentre lui stava male, ma non ne parlava mai, non era uno che si lamentava, tutti lo sapevamo logicamente perché era molto stanco, però era sempre con la battuta pronta, era sempre lì che sorrideva, poi lo amavano talmente tutti che lui era in una bolla d'amore proprio. Non lasciavano trapelare assolutamente nulla. Però nel film si vede, no? Che lui è molto magro, molto provato. Beh, quello era anche il periodo. Noi lo conoscevamo bene, insomma. Sì, però era anche il periodo, no? Che sì. Tutti quanti in quell'epoca erano però tutti era magri. Era dimagrito molto lui. Sì, però lo era già ancora prima del film. Poi logicamente durante il film c'è stato un peggioramento. Però nessuno credeva. Sai cos'è? Quando, a 20 anni non pensi mai alla morte. Ah, certo. Pensi, sì, sta male, però doveva operarsi, di conseguenza era una cosa, non pensi mai alla, cioè quando me l'hanno detto era una cosa che era lontana dai pensieri, cioè quando arrivi all'età, io adesso ho 55 anni, è logico, no? Che ci penso, però a 20 anni non ci pensi mai, e di conseguenza quando è successo è stato uno shock terribile per tutti. Senti Maria Grazia, allora tu sei qui perché mercoledì, no, venerdì, no? No, mercoledì, aspetta, perché ho dato tante perso. Di quelle date che do i numeri davvero. Ma ci credo. Perché però ognuno possiamo... che viene, il volo le date e il coso le date. Il 3, il 3 di aprile. Il 3 di aprile. Il 3 di aprile, ecco, Rai 1. Il 3 di aprile, vedi quando mi devono dal gombo, non me lo danno, io non so più. Ragazzi, abbiate pietà, il 3 di aprile alle 21:30 su Rai 1, il meglio di te. Cos'è il meglio di te?
Il meglio di te è una storia di vita, una storia meravigliosa, una storia d'amore come tante. È un film che parla di tanti amori, perché parla di questo ex amore, parla dei rapporti madre-figlia, padre-figlio, parla di rapporti traditi, di storie di queste due donne che stanno insieme e hanno gli stessi problemi comunque di altre coppie. Parla di amore, parla anche di perdono. Mi hanno detto che è molto bello. Mando un pezzettino. Ma perché darti la casa solo ora? Era un accordo che avevamo. Cara, amore mio! Lui ha bisogno di te. Tutto è cambiato, lo vuoi capire? Tutto. Scusatemi. Non è come pensi. Ma veramente credi che io sia gelosa di te? Perché hai così paura a farmi entrare nella tua vita? Come ha trovato Antonio? Purtroppo come al solito. Antonio ha un cancro. Ma io non riesco a perdonarlo. Non si tratta di perdono. Io parlo di felicità. Mettete da parte i vostri rancori. Unite le vostre qualità. Ti immagini io lavorare con lei? Ma sono io che non voglio avere più niente a che fare con nessuno di voi due. Hai paura? Un po'. E se ti do la mano, hai paura? Il tempo che mi manca non è quello che ho davanti, ma quello che ho perso. E ho perso l'unica cosa importante. La ami ancora? Da morire. Cosa ti lascio? Il meglio di te. Ecco la foto. Devo dire grazie, ecco qua, con tutti a Fabrizio compagni. Maria Cortese, regista, perché ha messo insieme un cast meraviglioso. Vincent Riotta, ce l'ho tutti, guarda, sono Anita Cracos, Giusy Merli, Simone Montedoro, Michela Lita, Daphne Coccia, tutti veramente, Giusy Ferrero che ha fatto praticamente la colonna sonora. Ah, bravissima. Meravigliosa, la canzone è veramente stupenda, ma è stato un film che ci ha fatto crescere tutti, perché eravamo al Rifreddo di Potenza, su un cucuzzolo di montagna dove c'era l'albergo e la casa dove giravamo, e per chilometri e chilometri c'erano solo boschi, quindi eravamo isolati, finivamo di girare, ritornavamo in albergo e ricontinuavamo a parlare del film, a costruircelo proprio, e ce lo siamo costruiti come dei vestiti su misura, quindi ognuno di noi veramente ha dato il meglio di sé. Saremo tutti il 3 aprile su Rai 1 alle 21:30 a vedere il meglio di te con Maria Grazia Cucinotta. Grazie Maria Grazia. Grazie veramente. Siamo riusciti a farlo, hai visto? Grazie mille, grazie. Buon grazie. Lavoro. Saluta la bambina, saluta tu. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a Maria Grazia Cucinotta di là, Maria Grazia.